Benvenuti su Future Design Fumo. Benvenuti su Future Design Studio, ragazzi. Questa non sarà un'accensione di svapo, ma sarà un'accensione di luci. Parliamo delle luci che usiamo, o meglio i nostri softbox. Questo è un set però particolare, ragazzi, perché prima usavamo il classico set. Parliamo un attimo. Abbiamo cominciato la nostra carriera con le tre classiche luci che fanno la stessa luce della vostra Bajur, sì. E per stoppare decisamente. Sì. Ora sono diventate veramente luci d'appoggio e stanno su in soffitto. Fanno semplicemente da riempimento. Sì. Adesso utilizziamo due softbox che troverete qui in descrizione nel caso vorreste acquistarli. Sono dei softbox rettangolari, non quadrati classici. Vi raccomandiamo, naturalmente queste abbiamo comprate qualche mese fa, quindi se non ci sono più vi leggeremo quelle che ci assomigliano molto, insomma, a quello che passa. Contengono 4 lampade. 5. In totale occupano 5 lampade, però ragazzi noi abbiamo fatto una modifica. Praticamente le lampadine, diciamo così, quelle che vi danno, sono naturalmente a 5000 gradi Kelvin, però noi abbiamo modificato quella centrale, l'abbiamo messa un po' più grande, così possiamo sviluppare ancora più tanto, ragazzi. Esatto, le lampade che vi mandano producono ogni singolo softbox ben 1100 watt. Ed è veramente tanta tanta luce, fa anche tanto tanto caldo. Soprattutto ragazzi, anche se l'abbiamo comprata in UK, però l'attacco è europeo, ragazzi. Sì, cioè hanno mandato le comprese europee. Se non ricordo male il prezzo che noi abbiamo acquistato era 160 euro, però ragazzi sono due, è tutto compreso, sia lampade che cavi e cose del genere. Però la qualità è veramente veramente alta. La qualità è alta, non è semplicemente una spina con un on-off. Potete scegliere quale luce accendere e quale meno, anche per fare i giochi di luce, eccetera, eccetera. Ma anche perché magari non vi serve tutta la potenza di sì, anche per smorzarla, per usare una come luce di riempimento e una luce principale. Quindi sono molto molto versatili, possono essere montati sia verticalmente che orizzontalmente, o meglio, la carotta, sì, la carotta, diciamo così, sì, la parte di tela può essere ruotata orizzontalmente per sviluppare luce in orizzontale, dato che noi le usiamo in studio e la luce non ci manca, le mettiamo in verticale, semplicemente illuminare meglio il soggetto. Sono veramente veramente molto grandi, ragazzi, infatti la prima volta, certo noi ormai siamo abituati, ma quando le acquisterete, se le acquisterete, vedrete veramente un mostro, sono veramente veramente belle. La qualità è eccellente, come vedete comunque dalle immagini, sì, hanno sì. La parte interna che viene chiamata tramagoccia. Tramagoccia, sì. Praticamente è una sorta di trama cromata, a differenza dei classici softbox a ombrello che hanno semplicemente la parte realizzata. Sviluppa molto molto più riverbero, quindi la luce è ancora più maggiore, si espande molto meglio così la luce. Vi arriva quindi, insomma, la plastica che viene usata proprio per i softbox è molto buona, non è qualitativamente come quella vecchia che usavamo, sicuramente avrete anche voi a casa quei softbox lì che ce l'avranno tutti, e come le rosette ce l'hanno tutti. Quindi è veramente veramente buona come qualità e poi non consuma nemmeno tantissimo, perché dato che ogni lampada consuma 60 watt, ne produce, mi sembra, 221. Sì. Però normalmente ci saranno tutti gli errata corrige qui che vedrete se sbagliamo tutti? Qualcosa. Errata corrige. Errata corrige, si dice. Lo dice lui. Adesso cerco roba errata corrige su Wiki e lo metto qui sotto. Linkato. Comunque. E abbiamo parlato delle luci. Sì. Vedete comunque le immagini in sottoimpressione. Sì, vedrete delle immagini delle luci, anzi sicuramente le state vedendo adesso. Comunque ragazzi, sono oltre a essere buone, sono anche grandi, come dicevamo, ma però con la pratica borsetta che vi sarà data in dotazione saranno anche comode da smontare. Noi non abbiamo ancora mai smontato perché non abbiamo avuto la necessità, ma comunque sia si possono sono abbastanza portatili. Sono montati sugli stativi classici che al posto, sì, di avere la clip però hanno la vite molto più resistente, non rischierete che vi si alza e vi alza un po' difficile, che non vi si abbassa così improvvisamente, hanno un peso abbastanza però contenuto. Però dobbiamo dire che gli stativi di queste luci non sono proprio snelli snelli, sono abbastanza grandi, non abbastanza sono pieni. Sì, non sono qualitativamente, diciamo, schifosi come quelli che abbiamo tutti. Per farvi capire, per esempio. Sì. Allora, questi sono quelli che vi dicevo che sì, non vedete mai che mette la, ma la clip. Sì. Però l'unica vite che hanno è per il supporto della base. Sì, ma infatti sono un po' schifo. Veramente, veramente scarsi. Invece di quello che parlavo qui, se voi alzate il vostro stativo, basta un filo che pressione e vi
chiuse, anche con la clip chiusa. Sì. Cosa che questi, grazie a Dio, non hanno. Perché hanno la vite. Hanno la vite, quindi sono molto comodi. Il prezzo è abbastanza abbordabile per due luci con un totale di 10 lampade. Dieci lampade con a parte che già le lampade di loro costeranno sono 2000 poi costano 20 euro, ragazzi, parliamoci chiaramente, quelle da 5000 e passa gradi Kelvin costano 20 euro una, quindi c'è il bilanciamento del bianco, ballato. Se volete spendere un po' di meno, se se le rompessero un paio cambiatele tutte, perché sennò viene la luce bicolore, certo, verrebbe un po' un pasto occhiali in faccia. Bene ragazzi, avete visto penso ormai tutto, abbiamo spiegato su per giù, il nostro voto è ottimo, vi linkeremo anche il set classico di lampade se non c'è, perché comunque è sempre un buon set per cominciare il mondo della fotografia del video, certo, e non ve le consiglio, comprate direttamente queste se avete un po' di dindini. Sì, però comunque la gara 2 mi manca la terza luce, certo. Vedete voi, organizzate perché rubate i soldi alla nonna. Sì. Vi ricordiamo allora di lasciare un piace su questo video e condividetelo a massa. Dalla popolazione mondiale di Nintendo, soprattutto in Cina, perché in Cina sono tanti, magari milioni la Cina. Vi ricordiamo anche la pagina Facebook! Sì, anche lì vedete. Dopo la cappa, anche le Facebook. Lì potrete trovare però tra l'altro i nostri lavori, nel senso lavori veri e propri. Cioè quello che facciamo nella vita. E non ci dilunghiamo troppo, vi ricordiamo quindi di condividere questo video, di mettere mi piace, da. E sarà ciao! Ciao!